Salve, sono quello che si è dimenticato la password dell'account di YouTube. Ciao, vi ricordate di me? Sono quello che fa video. Ogni tanto. E sì, mi è arrivato un po' di roba. Che ne dite di dare un'occhiata mentre faccio l'unboxing? Non è vero, l'unboxing l'ho registrato tipo 30 anni fa, ma il commentary lo faccio adesso perché sono un pirla. Vediamo, vediamo cosa mi è arrivato. Allora, innanzitutto Steam Deck, importantissimo, ovviamente, miglior console della vita. Poi, attenzione, ho preso per i fan di Spelunky, se esistete ancora. Ah, volevo dire Spelunky. Ho preso la Collector Edition di Spelunky 1 e c'ha veramente un bel po' di cose. Adesso vi faccio vedere. E infine, sì. Mi è arrivato il play button di YouTube da 100K. Grandissimo modo per festeggiare non facendo video per un mese. Secondo voi mi sto bastonando abbastanza? No, giusto, giusto. Aspetta, perché io non posso bastonarti? Oh, eccola qua la mia fantasmagorica postazione da unboxing. Come potete vedere, non sono assolutamente un fanboy Valve. C'ho soltanto queste cose qua che tra poco butterò via. Come potrete notare, c'ho i guanti che sono la cosa più adatta per un unboxing. E vi chiederete, l'hai registrato in inverno sto video? E vi dirò, sì. Era agosto. E eccolo qua, lo Steam Deck. Cioè, questa è una scatola tecnicamente. Ora fatemi prendere un attimo il mio taglierino di nome Pino, che eccolo qua. Come potete vedere, sono molto pro a fare questo tipo di. Ok, ora dobbiamo aprire la scatola. Se dovete aprire la scatola, mi raccomando, seguite bene le mie istruzioni. Usate la telecinesi per aprire la scatola e indovinate un po'. Come sempre, Valve si diverte a mettere un sacco di scritte all'interno delle scatole. Ho letto a un certo punto, dal dentista, non capisco il motivo. Ecco, questo è lo Steam Deck. No, non è vero, è la confezione dello Steam Deck. Comunque, volantino delle istruzioni veloce veloce. E ora divertiamoci a sboxare sta roba. Tornando a parlare dei guanti. Sì, ogni volta che spacchetto qualcosa devo per forza mettermi i guanti più scomodi per farlo. E non posso spacchettarla finché non li trovo. È tradizione, mi dispiace. Devo dire una cosa, guardando questo video capisco perché molti YouTuber odiano l'autofocus delle telecamere. Ed eccolo qua, i tuoi giochi stanno andando posti. Carino come ti danno la custodia gratuita dello Steam Deck che paghi. Un po' come quando ti danno i giochi gratuiti del PlayStation Plus che paghi. O i giochi gratuiti che ti danno pagando l'abbonamento di Nintendo. Qui c'è la mia parte preferita dell'unboxare le cose, ovvero questa specie di strap. Strap molto bella, molto comoda da aprire, assolutamente non scomoda. Ok, ci sono riuscito finalmente. Fatemi un attimo unire i pezzi dei cadaveri. Vedete, è facile, veloce e gratuito. Ora voglio sapere chi riesce a fare queste cose al primo colpo. È peggio del provare a mettere le chiavette USB al primo colpo. No, seriamente giuro, vi regalo gli scarti che ho appena buttato via. Ok, qui abbiamo il. Cioè, volevo dire, abbiamo. Oh, eccolo qua, lo Steam Deck. Non è vero, questa è la custodia dello Steam Deck. Dobbiamo un attimo togliere questo cosino qua perché sono bravo io ad unboxare. Per fortuna mi sono ricordato che Tonio Cartoni esiste, quindi. Mi raccomando, usate la forbice dalla punta arrotondata, non come questo pirla che ha fatto vedere una punta appuntita. Grazie, Tonio, hai salvato un sacco di bambini. Anche se non fai televisione da tipo 50 anni, però vabbè. Eccolo, finalmente! Questo è lo Steam Deck. Sono terrorizzato dai riflessi. Per chi vivesse sotto una roccia, sì. Non è una console, è un computer, però è praticamente una console. E non bisogna pagare per avere i giochi gratis del PlayStation Plus. Come potete vedere, c'ha uno schermo a tasti e lì c'è la mia luce. E qui sono le luci colorate. Sono molto bravo a fare queste cose. Dovrei farne di più. Sapete, in questo momento mi sento come quel tizio che mi ha rubato il video tempo fa. Non so che cosa dire. Cosa diavolo stava dicendo il tizio che ha registrato sto video? Cioè, volevo dire, pulsante Steam! Bello! E sì, potete giocarci a tutto, compreso giochi interessanti, no? Tipo Spelunky, oppure questo, non so il nome di sto gioco, oppure Resident Evil 7, sì, anche quello è bello. E mi raccomando, godetevelo per quei 2 secondi di durata della batteria. Giusto, tizi italiani che fanno recensioni strambe e che non sanno modificare le impostazioni di Steam Deck per aumentare la batteria e non sanno customizzare la velocità della ventola per farle fare meno casino e che non sanno sfruttare al massimo tutte le funzionalità del. Passiamo Spelunky! Piccola transizione stile Star Wars. Eccoci qua, ho cambiato taglierino, non chiedetemi il perché, però so tagliare. Non badate al buco che sta sulla scrivania, non so come sia apparso lì. Probabilmente un picchio in casa. Se volete lo copro. Ecco qua, molto meglio. Guarda quanto è carina, eh? Ok, ora smantelliamola. No, scherzavo, con calma, questa cosa è molto delicata. Come sempre sono bravo a fare queste cose. Comunque, piccola curiosità, sapevo dell'esistenza di questa collector, semplicemente non volevo prenderla perché la spediscono dall'America e costa un sacco importare le cose in Italia. Ma, per mia fortuna, l'ho presa comunque.
Con prezzi di spedizione e tutto. 70 euro è costato. Oh, eccola qua. Mettiamola bene prima che mi cada un masso in testa o qualsiasi altra cosa si sia inventato Spelunky 2. Allora, vediamo. A parte la plastica stra-instabile, che sembra veramente molto fastidiosa e delicata, qui abbiamo un idolo di Spelunky. Volevo dire, una statua Moai d'oro. Ripeto, Kali, non fulminarmi o qualsiasi cosa. Aspetta, che adesso la raddrizzo, giuro, è dritta. È dritta. No, aspetta. Ok, dovrebbe. No, aspetta. Sì, dai, giusta. Sapete, è molto carina da vedere. Ma la cosa più bella è all'interno. Guardate qua, è pieno di roba. Potete notare il mio dito distrutto, comunque. Fixato. Dicevo, all'interno abbiamo questo. Cioè, questo che dovrebbe essere il peluche. Il peluche di Monty, che è fantastico. Cioè, non è vero, questa è la confezione che contiene all'interno. Qui, se avete sentito questo suono, vuol dire che Monty mi ha ucciso una luce. Quindi, vendetta vera. Peluche di Monty, grazie telecamera, utilissima. Quanto è sbarellato. Quanto è bello. Questo lo metto qua, grazie. Allora, l'altra cosa molto utile che c'è all'interno di queste cose è un libro che ha delle cose assurde, veramente. È morto qualcuno? Un libro che è praticamente un adventure book molto carino, ha un sacco di puzzle, minigiochi. Bisogna usare questo oggettino per decodificare varie cose. È molto, molto bello. Una delle mie cose preferite. Qui abbiamo il libro con tutte le pagine. È molto bello perché c'ha lore, storielle così molto carine. Non so se è stato scritto da Derek, sarebbe stato interessante, ma diciamo che sono stati bravi a farlo. Poi, ovviamente, qua abbiamo il CD di Spelunky, che è cosa completamente inutile. Nessun computer nel 2020 ha un lettore CD, ma loro danno il CD di Spelunky, va bene. Non lo apro perché reasons. I collezionisti dicono che non vanno aperte le cose, quindi non le apro. E anche perché sono più belle non aperte, sinceramente. Altra cosa ancora più inutile, ma molto carina, c'è il CD della soundtrack di Spelunky, che devo un attimo. Ok, ho un'idea. Non funziona. Ora funziona. Il CD della soundtrack di Spelunky, molto carino. Peccato che non lo sentirò mai perché non ho un lettore CD. Questo lo metto. Ok, e questo è il contenuto. Ovviamente, finalmente ho il mio idolo di Spelunky e nessuno me lo potrà fregare. Oh, ma è un tesoro! E dulcis in fundo, sì, è arrivato il bottoncino di smeraldo, diamantato, di d'oro, rubino e zaffiro di YouTube per i 100K. Auguri per 100K. Grazie, poggo. E sì, diciamo che l'ho già unboxato un anno fa, perché tutte queste cose sono arrivate un anno fa. E il motivo per cui ci ho messo così tanto a fare questo video è perché questo playbottone è molto carino, però sinceramente non lo vedo come un traguardo, lo vedo più come una sconfitta, perché ci ho messo 13 anni ad ottenerlo. Ci sono youtuber che in 6 mesi l'hanno raggiunto, e io sono qua 13 anni dopo. Yeah! E poi è passato così tanto tempo che mi sono anche dimenticato perché ho iniziato a fare video. Nah.